Il Vasto Girardi in guaio in classifica, la Vastese relegata al terzultimo posto. I gialloblu di mister Tommaso Coletti danno invece una spallata al proprio torneo e si avvicinano all'obiettivo salvezza senza particolari assilli. A guidare la terna arbitrale il toscano Giordano della sezione di Grosseto. Ruggeri sporna alto sopra la traversa, la prima chance per i locali dopo una decina di minuti. La risposta biancorossa al 36esimo con Gomes che impegna con i pugni il portiere di casa Petriccione, ma è 120 secondi dopo che l'estremo difensore degli altomolisani abbassa la sala cinesca sulla conclusione di Criso Vergis al limite dell'area piccola. Sul campo del Filippo di Tella c'è molta irruenza nel gioco, ma il tempo finisce in perfetta parità 0-0. Al rientro dagli spogliatoi l'attaccante gialloblu Calemme non c'entra lo specchio della porta, solo davanti all'incredulo Baiocco, ma a bucare la porta adriatica ci pensa al minuto numero 7 Pier Federici, servito alla perfezione da Ruggeri. Non c'è tempo di festeggiare in casa a Vasto Girardi, che gli ospiti raggiungono la parità. Bracaglia indovina una palla velenosa sulla quale Petriccione è coperto, 1-1 all'ottavo della ripresa. Esulta lo spicchio di sostenitori ospiti sulle gradinate. A decidere però il match ci pensa poco in avanti Fiori, appena inserito in campo dalla propria panchina. Siamo a metà ripresa quando l'esterno si infila nella difesa abruzzese e fredda l'incolpevole Baiocco con una rasoiata sul primo palo. Ancora una bella trama al minuto 37, sempre da Fiori, il quale invita alla conclusione Calemme. Nulla di fatto, per i vastesi il tempo si riduce sempre più. L'ex Chieremateng non trova la giocata vincente per far tornare il sorriso ai suoi e prima del triplice fischio prova Macni ad incidere. Il risultato non cambia, 3 punti d'oro per i molisani che respirano a 34 punti. Per la Vastese le contestazioni del proprio pubblico per la 10ª sconfitta stagionale è una posizione sempre più traballante. Per mister Giovanni Cornacchini ci sarà da lavorare duro per evitare i play-out.